È indispensabile riconoscere agli istituti di cultura il ruolo di coordinamento tecnico. Allora, è stato ribadito nelle audizioni precedenti che l'ambasciatore e la rete diplomatica ha il dovere di assicurare un coordinamento politico. Però, per quanto attiene alla cultura, che è una professionalità specifica e insostituibile, è necessario, è indispensabile, è logico che l'Istituto di Cultura sia il punto di riferimento assoluto per quello che riguarda cultura, stile di vita e in generale legame tra cultura e impresa. Quindi non bisogna indebolire gli istituti di cultura, al contrario, rappresentano un punto di riferimento talmente indispensabile che bisogna rafforzarli o perlomeno bisogna attribuire un ruolo che spesso e volentieri è stato non indebolito, non affievolito, ma forse eclissato. Bisogna centralizzare l'informazione. Prima parlavo della Camera di Compensazione Culturale. Rafforzare l'informazione e renderla trasparente. E questa è una necessità assoluta che ci viene riconosciuta. Quando ero a Shanghai, diciamo, con un lavoro molto, molto specifico nei confronti delle mie controparti, io ero arrivato ad assumere il ruolo di, diciamo, advisor. Allora, i cinesi mi hanno ricoperto di onori, sono assolutamente commosso nel constatare che ancora oggi, quando si tratta di una iniziativa culturale di cui loro vogliono avere in qualche maniera un giudizio di merito, si rivolgono ancora a me. E questo credo che il direttore dell'istituto lo possa fare, lo sappia fare, perché la competenza culturale è una competenza assoluta, primaria e insostituibile, come dicevo prima. Il problema delle risorse umane è più volte mentovato. È una questione di gestione di risorse e neppure di quantità. È stato dibattuto più contrattisti, meno contrattisti, più addetti, meno addetti. A mio avviso non è una questione di quantità di risorse umane, ma di leadership e di indirizzamento e di indirizzare le risorse umane esistenti. La professionalità dell'addetto culturale è una professionalità unica in Italia. Abbiamo una tradizione straordinaria, plurisecolare, si tratta forse della più antica istituzione dello Stato italiano. Non è sostituibile, nel senso che la base culturale è assolutamente indispensabile. Io in questo momento mi trovo a Praga, situazione estremamente sofisticata, quindi c'è bisogno che il direttore di istituto sappia riconoscere Scarlatti piuttosto che Dvorak, forse è abbastanza semplice distinguere Scarlatti da Dvorak. Però bisogna che il direttore dell'istituto questo lo sappia. E piuttosto la base culturale che si acquisisce in anni e anni di studio è il sustrato indispensabile per l'installazione di capacità manageriali. Io non credo, francamente, onorevoli commissari, che sia facile instillare anni di cultura in un manager che ha già la sua managerialità. Credo che questa figura sia una figura, un binomio che è assolutamente indispensabile creare in persone che già sono persone colte. Fino adesso i miei predecessori in questa sede hanno parlato delle loro capacità. Io mi permetto di ricorrere alla vostra benevolenza e Scusa, prego. mi assento 2 minuti perché sono venuti i sottosegretari a salutarmi, i nuovi sottosegretari, ma torno subito. Vicepresidente Nicolais, lascio alla vicepresidente l'onorevole Nicolais. Ringrazio, arrivo subito, li saluto, lascio anche la borsa. Grazie, onorevole. Chiedo la vostra benevolenza perché, caso unico credo, voglio fare anche un auto da fé, cioè voglio dire a voi che siete occupati in qualche maniera di effettuare uno scrutinio sulle potenzialità e sulle debolezze degli istituti, vi dico io quali sono, a mio avviso, i punti che bisogna potenziare e quali sono le nostre criticità. Bisogna svecchiarsi, bisogna essere giovani non solo nelle idee, ma anche nelle modalità. Vexata questione della giusta posizione tra direttori di chiara fama e direttori di carriera non ha una risposta passepartout. Non esiste in principio un direttore di chiara fama buono, come non esiste in principio un direttore
di ruolo buono. C'è bisogno invece di una professionalità specifica su tre argomenti fondamentali che il mondo di oggi, la cambiata situazione di oggi ci impone, e sono tre componenti. Il direttore ideale deve essere bravo in networking, cioè deve essere capace di assicurare quella adesione delle realtà locali, ma anche delle realtà italiane, che gli permetta di svolgere il proprio lavoro. Deve essere bravo in fare fundraising. Allora, onorevoli commissari, è stato detto mettere il logo, queste sono cose vecchie, non serve più a niente mettere il logo dell'Istituto di Cultura su una manifestazione fatta da altri. Il fundraising è qualcosa che necessita di una assoluta e di una specifica professionalità. Bisogna crescere assieme al potenziale sponsor. Non serve a niente inserirsi su un'attività che già esiste, piatendo, come fanno molti, quella compartecipazione, la possibilità di inserire la menzione che questa attività è stata fatta in collaborazione con l'Istituto di Cultura. Sono fuori tempo. Sì. E volevo anche dire un'ultima raccomandazione pratica. Visto che ci si è occupati della strategia a livello centrale, io propongo quello che in inglese si chiama un case study. Allora, l'Istituto di Cultura di Praga è il più prestigioso, uno dei più prestigiosi del mondo. Vi propongo di cominciare a studiare sul terreno come evolve la situazione dell'Istituto di Cultura dal tempo zero che è adesso nei prossimi 3 anni. Grazie Presidente. Grazie moltissimo Professore. Volevo dare la parola adesso al professor Campanaro.